sempre dentro da Perotti, all'inizio ha fatto fatica a prendere le contromisure. Ora Gobbi prova ad accelerare la manovra al Chievo con Gobbi. Lo scambio con Birsa, sbaglia tutto per Gobbi. Birsa, Pepe lo affronta Sissoko, intuisce col destro Perotti, è in ritardo Sissoko col tacco, in qualche modo prende il pallone e poi Burdisso deve sbrogliare questa situazione pericolosa. Pavoletti non riesce a saltare Cesar, poi c'è il fallo da parte di Pavoletti, calcio di punizione che batte in fretta Birsa, poi Rigoni già battuto il calcio di punizione, è una bolgia il Marassi che non ci sta a ogni provvedimento preso dall'arbitro. Castro fa avanzare Mattiello, va subito dentro col cross, poi Pellissier, un gol meraviglioso di Pellissier e c'è il pareggio del Chievo. Appena entrato Pellissier risolve la partita, Genova 2 Chievo 2, l'eurofirma di Pellissier. Partita piena di emozioni quest'oggi al Marassi, dove il Genoa sembrava in pieno controllo della partita, ma dopo l'espulsione di Zeimaili ha sofferto gli attacchi del Chievo. E qui Pellissier con un colpo di tacco straordinario va a beffare Perin, nulla da fare per il portiere del Genoa. Cross perfetto di Mattiello e un tacco straordinario di Sergio Pellissier che realizza un gol davvero incredibile.